per favore un po' di silenzio, Paninello assente, Marchese Matteo presente, Lucisano assente, Adornetto assente, Monaco presente, Sant'Anocito presente, Foti presente, Rapisarda presente, Santa Paola assente, Arena presente, Riolo presente, Vitrano presente, Galasso presente, Caruso presente, Ricciardello assente, Laspina presente, Chiese presente, Tenerello presente, Scaletta presente, Nicotra presente, Basile assente, Vittorio presente, Bozzanga presente, Orlando presente, Rosso assente, Zanghi presente, Puglisi presente, Giaccone presente, Marchese Domenico presente, Endola Lucisano ed è presente, presente, 6 assente, la seduta è valida. I vigili urbani all'inizio di seduta possono anche accomodarsi. Entra Ricciardello ed è presente. Nominiamo gli scrutinatori. Riolo, Puglisi, Foti, servizio. Servizi a domanda individuale. Ieri il Consiglio è caduto per la mancanza di numero legale, quindi riprendiamo dal punto 2, che abbiamo fatto lo stralcio punto 5, quindi diventa punto 3 all'ordine dei giorni. Va bene, 5, 6, va bene. Sì. Allora, signori consiglieri, abbiamo la dottoressa Di Mulo, buonasera dottoressa, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Servizi a domanda individuale, determinazione della percentuale. Terzo punto. Ieri abbiamo fatto lo straccio del quinto, Giovanni. Quindi è diventato il secondo punto, è diventato il terzo. Ieri abbiamo fatto lo stralcio e quindi il numero, la proposta, il punto 5 è diventato 2 e il 2 diventa 3. Possiamo? Vabbè, non ha importanza. Vabbè. Non lo sapevano, infatti. Va bene, benza parola.
Va bene, allora, determinazione delle percentuali di copertura del costo dei servizi per l'esercizio 2014. Signori consiglieri, qua c'è la dottoressa, ci sono delle domande da fare. Prego, consigliere. Sì, professore, salve presidente, buonasera a tutti i colleghi. Ma la dottoressa Galatà e il signore Marchese non c'è per parlare di questo? Ragioniere Marchese dovrebbe... Sì, è biasta... Prego. Sì, sì. Le proposte, le prime due proposte di delibera sono state predisposte dall'ufficio di ragioneria. Sono predisposte dall'ufficio ragioneria perché riguardano aspetti strettamente contabili e non aspetti tecnici. Quindi la presenza di altri settori non mi sembra il caso. Perché? Con queste due delibere stiamo andando a determinare il tasso di copertura dei costi, cioè la copertura dei costi rispetto alle entrate che sono previste nel bilancio di previsione. E la prima riguarda... Signore, per favore. Prego. La prima riguarda i servizi a domanda individuale e precisamente i servizi riguardanti gli impianti sportivi, il trasporto scolastico, e l'utilizzo del Nessol Mandela. Il tasso di copertura di questi signori, tre servizi risulta essere di 9,49, è un tasso piuttosto basso, ma il comune di Mistebianco non è un comune deficitario e quindi non abbiamo l'obbligo di coprire il 36% dei costi. Lo stesso per quanto riguarda il servizio idrico. Signor Cisano, per favore, sta illustrando la delibera. Per favore, quindi, grazie. Quindi riguarda l'aspetto strettamente contabile. Grazie. Prego, consigliere Caruso. Posso? Buonasera, assessore, buonasera colleghi e buonasera all'ufficio di segreteria. Purtroppo io sono stata assente per motivi personali dalla commissione qualche giorno, però questa delibera in commissione non è arrivata. Io non lo capisco perché queste delibere non sono state mandate in commissione. Noi abbiamo avuto il bilancio, ma questa non è passata. Dico, vogliamo esautorare le commissioni? Che cosa vogliamo fare? Giustamente i consiglieri mi dicono, presidente, lei non c'è stata due giorni, ma queste delibere non sono arrivate. Beh, fatemi capire perché. Mi suggeriscono, arrivano le dimissioni della segretaria, ma non arrivano le delibere che a noi giovano. Grazie. A tutti i consiglieri sono arrivati, Maria Antonia, non lo so se te non ci sono. Prego, consigliere. Non l'hai capito. Certo, non posso andare in mezzo, non c'è funzionario. Signori, per favore. Presidente, posso? Ma non dico che non c'è cecchista. Non c'ho. Io ci vengo a mancare. Posso parlare io? Posso parlare io? Ma non le abbiamo trattate, è diverso il discorso. Quello del servizio idrico l'abbiamo già da almeno due mesi. Ora posso parlare io? Posso parlare? Chiaro, non lo voglio ci mandiamo, tutti per evitare proprio che... Posso parlare? Se lo fanno... Lo so. Sì. Certo. Posso parlare? Sì.
Allora, Presidente, quale componente della quinta? Io concordo con la dottoressa Di Mulo, nel senso che queste sono proposte di delibera che hanno un forte connotato contabile, ma è chiaro che si arriva a una proposta contabile alla luce di quelle che sono le risultanze che dal settore specifico le vengono inviate in ordine ad entrate e spese. Ora, è il terzo anno che questo civico consesso, relativamente al servizio idrico ad esempio, si trova a confrontarsi su una perdita di esercizio solo per l'anno 2013, quindi con previsione 2014, che supera i 750.000 euro. Cioè, al terzo anno che questo Consiglio Comunale si trova a parlare di bilancio, solo il servizio idrico ha una perdita che supera i 2 milioni di euro. Ora, io mi rendo conto che fra le piaghe del bilancio, se si arriva a una spesa complessiva di 3 milioni e 200 mila euro, io qua come consigliere comunale, senza nulla togliere alla presenza dell'assessore e della dottoressa Di Mulo, io debbo essere nelle condizioni di chiedere al funzionario conto e soddisfazione di come questi 3 milioni e 200 mila euro di uscite vengono. Perché è chiaro che lei ce l'ha rendicontate, perché il settore a lei manda tutte le entrate. Però io non voglio entrare stasera nel merito della delibera, perché questo consesso si è dato da sempre, dal primo istante, un ordine del giorno che è chiaro. Cioè, si trattano di proposte di delibera in presenza del funzionario. E non ci sono dubbi, perché qui ho una serie di numeri che porta a questi famosi 3 milioni e 200 mila euro, che con tutto il rispetto suo, perché lei mette insieme tutte le somme che le vengono portate da ogni settore, lei non mi può rispondere, perché come fa a rispondermi su 1.570.000 euro di approvvigionamento di acqua? Perché questa gran somma? Oppure sul depuratore consortile più di 80.000 euro? Io qui ho il tecnico, chiedo al tecnico, perché posso anche dissentire rispetto a un depuratore consortile che mai, dico mai, ha funzionato, e quindi lei capisce che non è nelle condizioni tecniche di potermi rispondere. Io stasera sono qui per approvare una proposta di delibera sui numeri, non ho alcun dubbio, ci mancherebbe altro, ma sono dei numeri che si sommano rispetto a un parziale fatto da A, da B, da C e da D, su cui purtroppo il funzionario che mi deve rispondere non è presente. Abbiamo chiesto più volte come commissione la presenza del funzionario, perché la delibera, faccio ammenda all'ufficio, perché la delibera è arrivata, non ci sono dubbi che la delibera è arrivata, ma in commissione non l'abbiamo mai potuta trattare, stante la mancanza del funzionario che o per un motivo o per un altro non è potuto venire. Allora, in commissione non si tratta, in consiglio comunale il funzionario ci può rispondere, di quale delibera possiamo trattare, dottoressa? Numerica sì, ma la numerica, ripeto, non può prescindere da una serie di circostanze tecniche che qui purtroppo nessuno ci può rispondere. Quindi io ritengo che, così come questo consiglio dal primo istante, a prescindere dalla tipologia di delibera, ha chiesto sempre il conforto, a maggior ragione se in commissione non è passata, del tecnico per darci delle risposte, sì da poter esprimere un giudizio favorevole o non favorevole. Io ritengo che sia questo uno di quei casi per cui il consiglio rimandi tutto in commissione, una volta che la commissione si occupa della delibera, perché no, in consiglio si può trattare. O quantomeno, se il tecnico stasera vuole essere così, ci sospendiamo, facciamo intervenire il tecnico e la possiamo trattare ora stesso. Voglio dire, la commissione è composta da consiglieri comunali, qui siamo tutti presenti, io sono anche disponibile, disposto ad aspettare il tecnico, dopodiché facciamo le domande, se siamo convinti votiamo favorevolmente, se non siamo convinti votiamo non favorevolmente, ma siamo qui. Grazie Presidente. Grazie consigliere Caruso, prego assessore. Signor Presidente, signori consiglieri, io intervengo non sulla specifica delibera, ma siccome assisto alla maggior parte dei consigli, dei consigli comunali,
e ritengo che a volte il consiglio comunale senza dare responsabilità però purtroppo non ti richiedono la presenza. Sì, io ti capisco, ma ti chiedono la tua presenza, non lo so, ma ti capisco, ci mancherebbe. A volte il consiglio comunale si perde in discussioni si perde in discussione andando la mia percezione, per cui è contestabile, c'è una specie di incartamento sul dibattito in consiglio. Si sta ore a discutere anche di cose interessanti e poi quando si arriva alla decisione si decide a tarda sera tantissime volte con grande senso di responsabilità da parte di tutto il consiglio, senza avere il senso di quello che noi abbiamo in discussione. Ora, se si vuole discutere del servizio acquedotto si può discutere. Però le delibere propedeutiche all'acquedotto sono delibere tecniche sulle quali occorre prendere atto che quella è stata la copertura. Sulle critiche da fare alla gestione si può utilizzare o la sessione di bilancio o qualcosa di particolare. Io lo dico nell'organizzazione dei lavori del Consiglio. Poi, se ritenete opportuno che ci deve essere il tecnico, valutate voi, però a volte ci si perde in una miriade di domande, di cose che hanno un senso, hanno un ragionamento, però nel caso specifico di questi sono atti conseguenti a dei numeri, per cui la delibera di per se stesso è una delibera propedeutica all'approvazione del bilancio. La discussione sul bilancio può entrare, si può fare per esempio, un modo che suggerisco forse può essere utile: nella trattazione del bilancio si potrebbe organizzare per interventi, per esempio chiamare il funzionario dell'acquedotto e parlare degli interventi dell'acquedotto come l'ufficio tecnico o altri in termini, se vogliamo parlare, ma io lo dico semplicemente per evitare che poi si discute ore e poi regolamento IUC docet non aggiungo altro. Io non voglio entrare in merito alla... Buonasera a tutti, signor consiglieri, assessore, funzionario, presidente. Però io ascolto, mi piace anche ascoltare, ma mi piace anche ricordare. E il passato, ricordare il passato è bello, signor consigliere comunale. L'altra sera parlava e mi apprezzava nei miei discorsi che avevo fatto nelle sedute precedenti, l'assessore Galasso. La coerenza, signor Presidente, ci deve essere sempre. Non è che stasera una proposta di delibera, non c'è il funzionario che parliamo tecnicamente, mi si dice a me, no, possiamo approvare. Ma che possiamo approvare? Ma dimentichiamo il passato, signor Presidente. Qua dimentichiamo il passato, che se non c'era il funzionario, una proposta di delibera, che non si può fare, si doveva discutere in commissione. E se non c'era l'assessore e il tecnico non si discuteva niente. E ora qua si c'è lezione di trasparenza. Ma di chi stiamo parlando? Scusi, sto parlando, signor Presidente, lo faccia stare zitto. Assessore. Lo faccia stare zitto, signor Presidente. Assessore, per favore. È la coerenza. Quello che paga è sempre la coerenza. E che la coerenza è quando serve e quando non serve, signori miei. La politica deve essere seguita con attenzione, con coerenza, con professionalità. Non è che parliamo qua, questa sera, ora sono io in maggioranza, facciamo un altro ragionamento. Signore mie, il Consiglio Comunale, nel rispetto del Consiglio Comunale ci devono essere i tecnici.
Perché se c'è un consigliere comunale all'interno del consesso che dice io tecnicamente voglio spiegare la delibera, qua ci deve essere il tecnico a spiegare la proposta di delibera. E basta, signor Presidente, nel rispetto del consigliere. Non è che arriva ora l'amministratore, oh approviamo, Carusi, andiamo in, che è tutto a posto, siamo a posto, ma che a posto chi? A posto chi? Ma ci devono espropriare anche del nostro, diciamo, senso di responsabilità. E no, signor Presidente, io non l'accetto questo ragionamento. Non l'accetto. È giusto che ci deve essere qua un senso di ragionamento, di coerenza di ognuno di noi. E non si possono accettare queste proposte, perché io non dimentico il passato. Non lo dimentico. Anche in questi banchi ci sono stati degli attacchi a quell'amministrazione, dove si dovevano discutere dei libri importanti e non si discutevano se non passavano dalla commissione. E tante volte gli interventi dell'opposizione, la maggioranza consentiva che dovevano giustamente passare dalle commissioni. C'è una richiesta ben precisa dal presidente della commissione, dottoressa Buzzanca, dove dice, signori miei, io non ho trattato la proposta di delitto. E allora bene che ci sia il buon senso di ognuno di noi di mandarla in commissione. Che premura c'è, signori miei? Che significa che è una presa d'atto? Che stiamo parlando? Che presa d'atto stiamo facendo? Io c'è una copertura del 78%, che mai c'è stato in questo Consiglio Comunale, in tutte le amministrazioni, una copertura del 78% non c'è stata. Mai. E allora io voglio spiegare analiticamente tutte queste spese come vengono affrontate. Lo voglio spiegare, è un mio diritto. È un mio diritto. Perché devo dare un parere e posso votare sì o no. E nessuno me lo può espropriare. Un assessore non me lo può espropriare questo diritto. Signor Presidente, mi affido a lei, al suo buon senso e alla sua serietà, perché qui dentro nessun amministratore può espropriare il diritto di un consigliere comunale. Non lo accetto. Grazie, signor Presidente. Consigliere Lucisano, grazie. Consigliere Vitrano. Vitrano. Signor Presidente, io ho sentito le argomentazioni di chi mi ha preceduto, in ordine era Caruso e Lucisani. Mi pare per trovare una via mediana a questa discussione, il ragionamento anche ieri sera l'ho accennato io stesso, magari chiediamo un quarto d'ora di sospensione, se il funzionario è nelle vicinanze può venire e dà le delucidazioni necessarie per la delibera, quindi chiedo di fare una sospensione di un quarto d'ora e di metterle ai voti. C'è la proposta di sospensione, consigliere Russo. Non lo so, se è l'unanimità. Allora, uno contrario e uno no. Uno contrario e uno a favore. Ci torna, chiama per favore. Io no. Eh? Russo, lei è contrario, Russo, ha detto no. No, ci sono due proposte, Maria Antonia. No, basta, sì, proposte, stiamo votando la proposta di sospensione, uno a favore, uno contrario, il consigliere Russo, a favore il consigliere Cristian. Corsaro, qua c'è il tecnico. Corsaro, ritira la proposta? Abbiamo il tecnico, ritira la proposta, prego. Fate le domande che volete, per favore, abbiamo Claudio. Lo ringrazio perché l'ingegnere Marchese è stato tutto un giorno a Palermo, quindi è arrivato da un momento, si è fatto lasciare qui in macchina.
Quindi lo ringrazio doppiamente di essere qua questa sera. Nella prima delibera, quella che stiamo per votare, il servizio idrico non c'è, quindi se vogliamo possiamo benissimo passare a votazione. Né dopo, questa non c'è la prima delibera, quella che abbiamo discusso. Dottoressa Di Molo, per favore. Un attimino, Giovanni. Prego, Giovanni, mentre canto, se riesco. E me lo in aerofo che persista, non ci stanno niente di male. Marco, tu dammi la chista e poi passiamo. Chi sta a domanda individuale? Chi sta? Quello che sai tu, non c'entra il servizio in questo momento. Poi, come c'è che c'è, chi sta, potevamo benissimo votare. Prego, consigliere Cerco. Presidente, signor Assessore, signore Consigliere, poco fa abbiamo discusso il secondo punto all'ordine del giorno, tra di cui è intervenuto la dottoressa Di Molo. Quindi poi il Consigliere Caruso, giusto, fatto osservazione per quanto riguarda perché le delibere non sono pervenute, non sono arrivate, a parte questo, ma la prima proposta, la dottoressa Di Molo ci ha spiegato un po' la situazione qual è, quindi anziché di passare subito, perché già è stata... Non dico dibattuta, perché no. La proposta che poi è la prima proposta all'ordine del giorno è il punto numero 2. Ecco, passiamo a questo di qua. Se poi non abbiamo sentito la dottoressa Di Molo, non l'abbiamo sentita, io non lo so. Per me ha parlato, ha detto la sua. Quindi automaticamente se il problema sorge per la seconda, per il punto numero 2 e il 3, sorge per tutti quanti, come dice il consigliere Caruso, come ha detto qualcun altro. Siccome non sono pervenuti in commissione, stiamo cercando di capirla, ma il punto 2 la dottoressa Di Molo già l'ha illustrato. Quindi o passiamo a votazione, che c'entra? Ne lasciamo una e prendiamo l'altra dell'acquedotto. Non ci dobbiamo mettere d'accordo, c'è un ordine, questo ti voglio dire, Maria Antonia, questo volevo dire, perché già il P e poi il TSO, insomma, discutiamola uno a uno i punti. Quindi okay. Questo di qua è quello che voglio dire, per cortesia. Grazie. Consigliere, allora votiamo la prima proposta. Ci siamo? Corsaro, siamo a votazione. La servizio a domanda individuale, quello che ha detto che non c'è bisogno di tecniche, l'ha spiegato poco fa, allora Giovanni ora va a spiegare. Sì. Sì, sì. Oh, Corsaro. Ma stiamo votando i servizi a domanda individuale, Presidente. Sì. Ma mi scusi, abbiamo detto poco fa che non è passata dalla commissione. E allora o le eliminiamo le commissioni, ci vediamo direttamente la sera in consiglio comunale ogni due volte al mese e finiamo sta farsa. Vorrei dire questo, no assessore, può dopo di me, io sono consigliere, ho chiesto la parola, lei assessore mi risponde dopo. Lo diceva lei da quegli scanni, con la struttura parlava dopo i consiglieri. Quindi non lo sto dicendo io. Io la memoria storica di questo consiglio ce l'ho. Guardate, noi abbiamo detto che siamo un'opposizione costruttiva. Non siamo qui per fare ostruzionismo. Nessuno deve pensare che noi qui la sera veniamo per fare ostruzionismo. Però, scusatemi, voi vi siete fatte tutte le commissioni, le commissioni hanno funzionato tutte. Ogni volta che siamo venuti, il presidente di commissione diceva come si era trattato quella delibera,
andavamo avanti. Noi queste delibere non le abbiamo avute. Io credo che sia giusto che ci sia un passaggio da commissione. Il funzionario può venire prima in commissione, può venire qui in consiglio, e il modus che noi stiamo da qualche sera a questa parte portando avanti che non va. Allora, la commissione bilancio, che a me pare che sia una delle commissioni più importanti, tutte le commissioni sono importanti, ma quella bilancio ha da lavorare, e proprio da commissione non ci passano i delibere. Ma vi sembra una cosa seria? Ma ditemi se è una cosa seria. Noi vedete, io vorrei, l'avevo detto ieri sera, poi ieri sera avete fatto bene perché c'erano delle scadenze, era giusto che si votasse, ma neppure quella di ieri sera era passata dalla commissione. Allora, se non mi passate le delibere, dite che la commissione bilancio non deve lavorare. Noi stiamo lavorando col bilancio in questo momento, grazie anche alla funzionaria che ci ha dato il PEG, ci ha permesso di vedere chiaramente com'è il bilancio, stiamo lavorando sul bilancio. Ma questi atti non li abbiamo avuti, ma vi sembra giusto? Io li ho visti messi in consiglio, ho detto si vede che li tratteremo più avanti. No, invece stasera li vogliamo deliberare. Però questa è mancanza di rispetto per questa commissione. La prossima volta che capita qualche altra commissione che non è passata da commissione, non la faremo passare, perché giustamente deve passare tutto. Magari passa il regolamento del carnevale e non passano le commissioni, nella commissione bilancio gli atti propedeuti al bilancio. Ma vi sembra giusto? Io mi rivolgo ai consiglieri, né all'assessore, né al funzionario, né ai tecnici. Ma se tra noi consiglieri non c'è questa solidarietà, fate quello che volete. Andiamo avanti stasera, noi la discuteremo e voteremo. Ma io la solidarietà la chiedo ai consiglieri. Io la chiedo ai consiglieri questa solidarietà. Sì, un minuto, sta parlando ancora. Prego, per favore spieghi. Da parte mia non c'è nessuna volontà di espropriare il consiglio comunale. Io ho fatto semplicemente un rilievo da osservatore dei lavori del consiglio comunale. Ora, non ho mai posto problemi, è una questione che deve decidere il consiglio comunale. Non la giunta, che non vuole espropriare nessuno e non ha nessun interesse proprio su questa delibera a creare problemi. Però per oggettive, qua c'è la ricevuta della notifica a tutti i consiglieri, non è andata in commissione, il consiglio decide se rimandare in commissione o meno. L'amministrazione in questa cosa non ha nessun ruolo, non vorrei che, perché... Sì, ma siccome si dice che io a nome dell'amministrazione voglio espropriare il ruolo di... Io non voglio espropriare nulla a nessuno. Non l'ho detto. Io ho chiesto solidarietà ai consigli. Allora, decide. Allora, per quanto mi riguarda, io mi rimetto alla volontà del consiglio. Non è i termini. D'altronde, in termini di tempi, ancora chiedo il revisore dei conti sul bilancio quando ha dato il... Allora, scusate, anche tecnicamente, per calmare un po' gli animi, ancora... Scusate, vorrei completare. Chiedevo alla dottoressa Di Mulo se il revisore dei conti avessero dato il parere finale sul bilancio, non l'hanno dato, per cui arrivato a un certo punto si può decidere di discuterlo nella stessa sessione di bilancio, e quindi ma nessuno vuole forzare niente, perché ritengo, no, decidete voi. Per quanto riguarda l'amministrazione, nulla osta, perché ancora la sessione di bilancio la dobbiamo aprire, e quindi se organizziamo i lavori anche in maniera più scorrevole,
non, no, nulla osta. Poi sì, lo so, dottoressa, che c'è il parere del revisore. Ancora il discorso è che non c'è sul bilancio, per cui qualche giorno di tempo ancora ce l'abbiamo, con invito alla commissione di fare rapidamente. Prego, consigliere Marchese. Grazie, assessore. Un attimino, per favore. Grazie, presidente. Niente, io proponevo di fare una sospensione di 10 minuti, raccordarci come capogruppo o tutti i consiglieri, capire se trattare la delibera, vista l'importanza e il volume di lavoro che avremo nei prossimi giorni per l'approvazione del bilancio, qualora si tenesse questo non fattibile, potremmo tranquillamente saltare questo punto all'ordine del giorno. Però mi piacerebbe che i capigruppo o tutti i consiglieri esprimessero il loro parere con tranquillità dall'altro lato. C'è questa proposta, siamo tutti d'accordo? Sospendo il consiglio per un quarto d'ora. Va bene, un quarto d'ora, se volete, se i capigruppo, per vedere l'ordine, per ordinare il consiglio, lo scorro del consiglio comunale, se vi volete riunire dall'altra parte, per fuori capigruppo, Giovanni, andate di là e vedete come Marco, io ti trabaglio. Non lo devi chiamare, c'è, chiesto che purtroppo ci vuole. Io sai, io ti secondo io ti capisco, ma io purtroppo. Io mi ha cassato fisse, la dottoressa che Matteo. Sente Caruso presente, Ricciardello presente, La Spina presente, Marchese Antonino presente, Tenerello assente, Scaletta assente, Nicotra assente, Basile assente, Vittorio presente, Uzzanca presente, Orlando assente, Rosso presente, Zanghi presente, Puglisi presente, Giacone presente e Marchese Domenico assente. 16 presente, la seduta è valida. Sì, un attimo, prego consigliere Giacone. Vorrei un attimo attenzione, per favore, se gentilmente ci ascoltiamo un attimo. Sempre il consigliere Nini Mono quello che disturba. Io quando avete ragione, anche che c'è il consigliere Serafino qua, io chiedo scusa alla presidenza, perché poco fa anch'io ho preso questa gaffa dicendo che la delibera non era arrivata. Però a questo punto devo dire una cosa, ho visto effettivamente gli atti deliberativi, la proposta di delibera è firmata l'8 agosto 2014, però è stata inviata a tutti quanti, l'ufficio di presidenza e le mail che è stata inviata il 12 di agosto, ed è stata inviata a tutti quanti, perché qua ci siamo 30 consiglieri, quindi io questa sera ho fatto anch'io una gaffa dicendo che la delibera non mi era arrivata. Ecco, succede questo, siccome è stata inviata nel mese di agosto, passa settembre, siamo arrivati a ottobre, è chiaro che noi qualcosa è sfuggita. Però guardate, c'è un documento firmato e tutto che è arrivato a tutti quanti, a tutte e 30. Quindi se questa sera abbiamo fatto, se questa sera qualcuno anche come me ha fatto una gaffa dicendo ma è stata solo una mancanza. La commissione ci è stata mandata. Sì, è stata comandata anche in commissione. Amanda Maria Antonia, qua c'è che è stata inviata anche alla commissione. Io posso dire sì. E che ti sto dicendo? Maria Antonia, scusami, mi hai capito cosa ho detto io? Io ho detto che per mancanza, possibilmente. Per favore. Scusatemi un attimo. Per chiarirci, perché le cose devono essere chiare, noi non dobbiamo creare problemi. Quindi la delibera è stata formulata, la proposta, l'8 di agosto. A noi tutti quanti, più in commissione, è stata inviata il 12 di agosto. Io ho detto, siccome c'è stato il mese di agosto, il mese di settembre, cioè, di quante delibere arrivano, di quante proposte, e c'è sfuggito. E stasera però effettivamente è stata notificata a tutti quanti, questo volevo dire. Grazie signore. Grazie consigliere Giacone. Allora, nella riunione dei capigruppo poco fa hanno deliberato che vengono rinviati di nuovo questi tre punti all'ordine del giorno: determinazione tasso di copertura, proposta
percentuale di copertura e la proposta individuale. Le rinviamo al prossimo consiglio utile e quindi così la commissione, però se le commissioni alla Presidente, la commissione si attiva a discuterle, così il prossimo consiglio utile riproposto. Abbiamo l'ultimo punto, visto che così possiamo completare l'ordine dei lavori, l'ultimo punto ordine del giorno, l'ultimo punto che è, un attimo, la dottoressa la saluto, non ci sono. Un attimino per favore. Allora, proposta B, Nico, va bene, facciamo l'ordine aggiuntivo per evitare che la continuità territoriale della Sicilia rimanga in balia delle compagnie aeree. È stato presentato questo documento a firma della prima consigliera, la consigliera Rossella Zanghi. Prego, consigliera Zanghi. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, buonasera. Si tratta semplicemente appunto di un documento, diciamo una mozione in un certo senso, che va ad impegnare il Sindaco e la Giunta comunque a trasmettere il tutto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Assessore regionale alle Infrastrutture della Mobilità e al Commissario europeo ai trasporti. Ingegnere Orlando, ingegnere Soffolo. Aspetta, dottore. È già stato approvato appunto in altri comuni e ovviamente posso, se vuole, leggerlo. Dottoressa Buzzanca, ingegnere Orlando, Soffolo. Airwan abbandona Palermo, ingegnere e Catania, Marchese, cancellando tutti i voli diretti, favore, internazionali su Monaco, Mosca, Berlino, potete Amsterdam, anche Parigi, grazie. San Pietroburgo, Düsseldorf, Praga, lasciando un solo volo su Londra, ma con cadenza settimanale. Sul fronte dei voli interni restano solo le destinazioni di Roma e Milano, mentre vengono soppresse Bologna, Torino, Venezia, Verona, e Alitalia assorbe solo la tratta su Pisa da Catania. Dalla stessa data Ryanair taglierà diversi collegamenti per l'aeroporto di Trapani. Per quanto ovviamente le compagnie si muovano in un regime di libero mercato, scelte come queste vanno a penalizzare il territorio regionale. Quindi occorre garantire la continuità territoriale e condizione di vera parità nella competizione, non tramite interventi assistenziali non più sostenibili per la Sicilia, ma usando meccanismi agevolativi e compensativi, come quelli già accordati alla Sardegna, e assicurando collegamenti di qualità per i flussi turistici in un momento in cui le potenzialità di sviluppo del settore sono concrete e forti. Il trasporto aereo per la Sicilia non è un lusso ma una vitale necessità. L'alta velocità ferroviaria si ferma a Napoli, i collegamenti stradali sono disagevoli per l'ineguatezza delle infrastrutture e i pur importanti collegamenti marittimi non possono, per evidenti ragioni, supplire a quelli aerei. Gli investimenti effettuati nel tempo, che hanno portato gli scali siciliani ad essere tra i primi per traffico a livello internazionale, la recente apertura dello scalo di Comi sulle eccezionali potenzialità di crescita del turismo, rischiano di essere vanificati da scelte poco lungimiranti e dagli effetti devastanti per il futuro dell'isola. Considerato quindi che la problematica investe l'intera regione, non è accettabile l'ennesima penalizzazione per una regione che già subisce un'insopportabile marginalizzazione che impedisce alle imprese siciliane di competere ad armi pari sul mercato globale. Affinché quindi le competenze autorità statali, regionali e comunitarie promuovano interventi immediati e concreti per evitare che la continuità territoriale della Sicilia rimanga in balia delle compagnie aeree, garantendo i collegamenti aerei da e per la Sicilia, anche ricorrendo ai dovuti interventi agevolativi e compensativi nei confronti dei vettori aerei, come quelli già accordati ad altre regioni e territori, a garanzia del diritto alla mobilità dei siciliani, dello sviluppo e dei flussi turistici. Lei la conosce perché so che l'ha condivisa, consigliere Russo. Lo leggo per chi non la conosce: dello sviluppo dei flussi turistici e dell'effettiva parità di condizioni nella competizione sul mercato europeo. Quindi, come dicevo prima, si tratta appunto di un impegno da parte del Sindaco e della Giunta regionale a trasmettere questa deliberazione che già, come dicevo, è stata approvata in altri consigli comunali, compreso il Comune di Catania. Grazie. Grazie consigliere Zanghi. A facoltà il consigliere Ricciardelli. Signor Presidente, colleghi consiglieri, io mi associo di ringraziare il gruppo articolo 4, perché non gli è sfuggita questa cosa che è importantissima e di importanza vitale sia per le nostre imprese e sia per il collegamento turistico.
grazie colleghi. Allora io, siccome ne ho parlato anche con l'altra volta con un assessore di Catania per questa cosa, e so che il sindaco Bianco si sta anche muovendo su questo punto, ed questo ci fa capire a tutti il modo come siamo trattati qua in Sicilia. Ancora non si è capito che ci siamo trattati peggio degli africani. Noi penso che non facciamo parte dell'Italia come loro dicono e come noi sosteniamo, ma questa non è la prima volta che fanno un abuso del genere. L'hanno fatto 10 anni fa anche con la nave di Amare, con la Venezia Catania, che era una nave importantissima che per lo sviluppo, sia per non mettere in strada il gommato, e adesso ci stanno maltrattando ancora oggi con questo sistema per via aerea. Vedete, qui ci dobbiamo ribellare. Sì, noi adesso qui magari votiamo il documento, ma ci dovremmo ribellare per davvero, ma bisogna fare anche qualche manifestazione, perché l'Alitalia non si può permettere di far fallire un'azienda siciliana e poi fare questo. È impossibile che noi ne aiutiamo sta cosa. O loro da domani che non c'è più il servizio, dal primo di ottobre, tranne se hanno fatto qualche prova. E dal primo di ottobre, da oggi che è stato dismesso questo servizio. E come hai visto, prima cosa che voglio far costare i biglietti una marea di soldi per far alzare i biglietti, e poi anche perché se sono un turista che da Milano me devo andare a Roma e poi devo andare a Catania e perdere 4 ore, 5 ore, voglio fare un fine settimana a Catania, non lo vengo a fare più a Trapani, non lo vengo a fare più a Ragusa. E questo è un dato penalizzante per la nostra comunità. Allora sì, noi adesso qui ne parliamo, sì, io penso che siamo d'accordo su questa mozione, ma poco fa diceva la nostra collega, si ferma a Napoli, fatta velocità. No, c'è un treno anche a Reggio Calabria, che sta 3 ore da Roma a Reggio Calabria. Questo te lo devo. Forse l'hanno tolto, non so se l'hanno tolto, forse magari tu sei più informata e non sa, e l'hanno tolto. Comunque, cari colleghi, se la politica non si dà una mossa, noi ci ritroveremo ancora a avere più disoccupati di quelli che ci sono, che già sono tanti, e è difficile questa terra martoriata, sempre distrattata, perché penso che ci fanno della gente che siamo gente fessa. Io penso che noi siciliani non siamo fessi, siamo gente che lavoriamo. Non siamo solo mafiosi, ma siamo gente che lavoriamo e portiamo un grosso contributo allo Stato italiano. Noi qui siamo ci sembra che siamo solo la pattumiera dell'Italia, ci dobbiamo godere le raffinerie, la benzina la paghiamo più delle altre regioni. E non ci ribelliamo, siamo un popolo che dorme, però ricordatevi che ci sono stati i Vespri siciliani, non so se qualcuno ne sa qualcosa, e penso che sia ora di farci sentire. Io penso che questa non sia una voce inutile, ma tutti assieme
perché se uno o due fanno una proposta si dimentica, come ora adesso qua, io sto parlando qua, di questo argomento importante dove essere l'aula piena dei consiglieri, magari per capire il tipo di discorso, e poco fa qualcuno sbraitava sempre dicendo sempre la stessa cosa, e non è giusto. Allora, io dico una cosa, a me mi hanno insegnato sempre che un fuscello di ramo messo da solo si rompe, okay, ma se un mazzo di fuscelli, ma un mazzo di fuscelli è difficile a piegare e a rompere. Io spero che questa cosa non muore qua, che siamo d'accordo tutti a fare qualche manifestazione importante in questi giorni a Catania, che ci muoviamo su questo senso. Grazie Presidente. Grazie collega Cicciardello. Il collega Giaccone, prego. Io sarò brevissimo nel discorso che devo, nel quello che devo dire. Spero solo che alla fine ci riusciamo a votarla, perché ci siamo tutti. Mi sembra che non ci siamo più. Comunque io volevo intervenire solamente per due passaggi. Questa mozione, chiamiamola, non so come chiamarla, comunque è una richiesta, un ordine del giorno, quello che sta per essere. Non fa una grinza, tutto sommato, perfetto, è giusto quello che è stato fatto, quindi io lo voterò favorevole se ce la facciamo. Però al paragrafo numero 3, al paragrafo terzo, dove dice trasporto aereo per la Sicilia non è un lusso, ma una vitale necessità. L'alta velocità ferrovia si ferma a Napoli, vero è. I collegamenti stradali sono disagevoli per l'inadeguatezza delle infrastrutture. Autostrada Catania e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Mancanza di realizzazione, ponte sullo stretto. Bene, mi fermo qua. Il mio passaggio importante, se un attimo ci capiamo, è proprio il ponte sullo stretto. Ieri mattina e l'altro giorno ho ascoltato su Agorà, proprio parlando sul ponte sullo stretto. Il discorso è questo, quello che voglio far presente a tutti quanti. Noi dobbiamo pagare una penale di 900.000 euro, attenzione, 900 milioni di euro, 900 milioni di euro, che questo è che l'ho sentito proprio l'altro ieri mattina, un dibattito su Agorà, che c'era anche il sindaco di Messina, c'era anche, hanno intervistato anche dei cittadini di Messina dove doveva nascere il primo chiodo, il primo pilastro, che non possono toccare quel villaggio, il villaggio non si può toccare. Quindi noi abbiamo una penale di 900 milioni di euro. Guardate cosa succede con il ponte è questo di qua, per una realizzazione sul ponte che non è mai stata venuta, è da 30 anni, cambiano le amministrazioni, cambiano i soggetti, cambiano i politici, cambiano tutto, ma questo ponte non si farà mai. Però ora dobbiamo andare a pagare una penale di 900.000 euro. E sentivo un discorso intelligente, di 9 milioni di euro, giusto, ma sempre 9, assai si sono. Sentivo un discorso, vedete, una penale di questo genere, 900 milioni di euro, ma quanto servizio si poteva dare in Sicilia? Sulle autostrade, sulle ferrovie, e noi pensiamo sempre al ponte, dove ho sentito una frase, il ponte non si farà mai, il ponte non si farà mai, perché è una cosa che non si farà, come dicevano loro, non si farà mai, però ora andiamo a pagare tutti questi soldi. Ecco perché io sono d'accordo immediatamente a inviare questa al nostro, perché il nostro sindaco che la deve mandare, noi abbiamo fatto una proposta, la stiamo inviando a tutti quanti, come diceva, a tutti gli organi competenti. Ma guardate veramente, quando io ho sentito questa storia di 900 milioni di penale di euro, ma quante strutture si possono fare? La Catania-Palermo, la Catania-Messina, la Catania-Siracusa, la Catania-Ragusa, ma quante se ne potrebbero fare? Quanto lavoro ci sarebbe? Invece così pagheremo, se la pagheremo la penale, perché qualcuno ci spiegava che non è facile che possiamo pagare una penale di questo genere. Quindi condivido questa mozione che si mandi, ma si deve attenzionare anche nei passaggi, perché i passaggi sono stati fatti delicati, giusti e perfetti, sono passaggi intelligenti. Quindi voterò favorevole questo, diciamo, questa mozione. Quella che... Grazie. Grazie collega Giaccone. Collega Russo. Grazie Presidente. Io ho immediatamente...
condiviso questa proposta presentata dal gruppo di Marco Corsaro, Rossella Zanchie, Salvo Foti e Nunzio, perché vedete, già abbiamo fatto fallire la Winjet, adesso eliminiamo anche l'Iwan e noi rimaniamo ancora più isolati. La nostra isola, io penso che noi dovremmo vivere di turismo, ognuno di noi dovrebbe avere un albergo e tutti quanti qua dovrebbero pagare per vedere i nostri luoghi, invece ci stanno isolando e noi come tanti pecoroni accettiamo queste cose. Il governo Renzi forse non ha capito i problemi della Sicilia e il presidente della regione li avalla. Noi fortunatamente questa volta stiamo alzando la testa e mi auguro che questa proposta venga dibattuta a livello nazionale, perché non ne possiamo più. Mi complimento con Articolo 4 che si è fatto promotore di questa lodevole iniziativa. Con FLS, Famiglia, Lavoro, Solidarietà, collega. Io sto parlando perché parte dagli onorevoli del regionale di Articolo 4, quindi sappiamo che qui dentro non c'è il gruppo di Articolo 4, lo sappiamo. E ha detto bene Licciardello, devo dire, ha detto delle cose giuste. Dobbiamo potenziare queste cose, non depotenziare. Parliamo delle città metropolitane, tra poco ci levano anche le tratte aeree, la metropolitana arriva fino a Piazza Borgo e diciamo che dobbiamo fare la città metropolitana, e ci confrontano con Parigi, dove a Parigi hanno 12 linee metropolitane, la metropolitana percorre 100 km, arriva da una distanza da Catania a Messina, e noi ci paragoniamo a Parigi, a Barcellona. Ma di cosa stiamo parlando? E poi il sindaco Bianco dice Catania è fatta sul turismo, le navi da crociera sono scomparse. Avevamo 120 navi tra MSC e Costa che attraccavano un porto di Catania due anni fa. E adesso siamo arrivati a 30 navi e vogliamo fare le città metropolitane, diciamo che lo sviluppo è la città metropolitana. Forse faremo prima a fare un porto a Mister Bianco, possibilmente, e magari Catania decide. Esieli, vediamo il fiume di Contratacubo, lo facciamo arrivare fino a Catania e magari possiamo arrivare. Comunque, al di là di certe battute, condivido pienamente quest'atto di indirizzo, sono sicuro che l'amministrazione si farà carico celermente di inviarla alla Regione e ringrazio i colleghi che l'hanno proposta, che l'hanno firmata, e mi auguro che questa sera questa mozione possa essere votata. Grazie Presidente. Collega Corsaro, prego. Io ringrazio il Presidente per la parola e ringrazio la collega Zanchie, non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto già detto benissimo dai colleghi che mi hanno preceduto. Una sola sottolineatura, anche l'ANCI ha fatto battaglie importanti, Bianco a Catania e Piero Fassino stanno portando avanti un incontro con Lupi e col Presidente del Consiglio. Auspichiamo che questo nel nostro piccolo, ma che è un piccolo segnale, possa portare veramente un fiume di entusiasmo e di battaglia e di consensi per poter appunto arginare questo problema. Corsano. Grazie Presidente della parola. Grazie Presidente, ho apposto la mia firma con piacere sull'ordine del giorno, sono tematiche che condivido con piacere, sottolineo in particolare l'enorme ineguaglianza e ingiustizia che da sempre c'è stata sulla tratta sociale che ha la Sardegna a livello aeroportuale, che pagano soltanto 40 o 30 euro un abitante della Sardegna per andare a Roma, rispetto a noi siciliani che siamo molti di più, probabilmente siamo un maggiore mercato per le compagnie, ma a questo punto non capiamo perché le compagnie scelgono di lasciarci. Grazie. Grazie consigliere, passiamo in votazione. Corsaro sì, Farinello assente, Marchese Matteo sì, Lucisano assente, Adornetto assente, Monaco sì, Sandonocito assente, Foti sì, La Pisarda assente, Santa Paola assente, Arena sì, Riolo assente, Vitrano sì.
Non è piacere. Galasso assente, Caruso assente, Ricciardello sì, La Spina sì, Marchese sì, Tenerello assente, Scaletta assente, Nicotra assente, Basile assente, Vittorio assente, Buzzanga sì, Orlando assente, Russo sì, Zanghi sì, Puglisi sì, Giaccone sì, Marchese Domenico assente. 14 sì, e la proposta viene approvata. Esaurito l'ordine del giorno, ringrazio i vigili urbani, il consiglio ha data da destinarsi.